Il 2017 potrà essere dal punto di vista normativo l'anno dello smart working. Con l'approvazione della nuova legge ci saranno per le imprese nuovi spazi per sperimentare e molte più certezze rispetto al passato di quelli che sono i confini dei to do e not to do's. La nuova legge conferma che lo smart worker sarà coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL tanto quando svolgerà la sua attività in modalità agili che per l'infortunio in itinere, e questa è una grande novità di cui le aziende sentivano il bisogno per acquisire maggiori certezze e poter appunto introdurre lo smart working nella loro organizzazione. La nuova legge ci conferma anche che le obbligazioni in materia di salute e sicurezza saranno semplificate, per cui sarà necessario soltanto consegnare un'informativa sui rischi specifici e, diciamo, più in generale sull'attività in modalità agili, ma non serviranno ulteriori formalità, non serviranno ispezioni nei luoghi di lavoro che i dipendenti sceglieranno di utilizzare. E altro punto importante, lo smart working potrà essere inserito nelle modalità di svolgimento della prestazione semplicemente con un accordo individuale che l'azienda e il lavoratore potranno stipulare per iscritto, mi sentirei di consigliare, mettendo dentro tutti i contenuti che vogliono dare alla loro intesa. E questo accordo potrà anche essere a tempo determinato, così come potrà essere a tempo indeterminato, ma con possibilità di recesso. Quindi non ci saranno più scuse per non sperimentare questa modalità di svolgimento dell'attività e poi vederne magari i risultati alla fine. Data Contact ha deciso con convinzione di abbracciare e sperimentare un progetto di smart working nelle sue linee operative, in particolare coinvolgendo un primo gruppo sperimentale di 20 operatori telefonici dedicati ad attività inbound. Questa scelta nasce da una convinzione che questi strumenti possano portare degli ampi benefici non soltanto sui lavoratori in termini di maggiore conciliazione dei propri tempi di lavoro e di avvicinamento a quelle che possono essere le esigenze personali, ma anche per raggiungere degli elementi di flessibilità e di maggiore commitment sul raggiungimento dei risultati che sono di sicuro valore ed interesse per tutti, per l'azienda, per il lavoratore, ma anche per i committenti e ritengo di dire anche per i clienti finali di attività di contact center. Il percorso che ci ha portato ad arrivare a questa sperimentazione è stato un percorso molto meditato. Abbiamo ridefinito, ripensato anche tutte le procedure, i tool a disposizione dei nostri operatori per effettuare una collaborazione con le linee interne dell'azienda anche quando si lavora in smart working. C'è stato quindi un lungo percorso di avvicinamento fino alla costruzione di un accordo individuale con i lavoratori che fanno parte della sperimentazione e la creazione di un vero e proprio kit di lavoro, quindi di una dotazione tecnologica che gli operatori hanno in disponibilità per le giornate di smart working. Gli operatori coinvolti hanno la possibilità di lavorare 2 giorni a settimana da casa, con una programmazione di queste giornate condivisa con l'azienda, ma la possibilità anche di scegliere di presentare delle preferenze o anche direttamente di comunicare la volontà di gestire quella giornata in smart working rispetto alla giornata pianificata all'interno dei confini aziendali. E le prime evidenze della realizzazione di questa sperimentazione, che è partita all'inizio di aprile, sono molto positive sia in termini di coinvolgimento dei lavoratori ma anche di misurazione dei risultati e di customer experience per il cliente finale. In IKEA lo smart working non è una tecnica organizzativa, ma fa parte del nostro patrimonio genetico. Si fonda sui nostri valori, che sono quelli dell'inclusione, del rispetto delle diversità, così come quelle della possibilità di imparare dalle iniziative e dai nuovi progetti. Proprio la flessibilità e il rispetto della dimensione personale della vita dei nostri collaboratori ci ha portato anche nel passato, quindi in tempi in cui non si parlava tanto di questi argomenti, a proporre delle nuove attività e delle nuove iniziative a favore dei nostri collaboratori, come l'introduzione di più permessi per le malattie dei figli, l'introduzione dei permessi per i papà e l'introduzione per esempio per la nascita dei nipoti, quindi per nuove esigenze che riguardano i nostri collaboratori che stanno diventando nonni. Ma naturalmente non ci siamo fermati. Cosa stiamo facendo oggi su questo argomento? Non ci siamo così tanto focalizzati sul creare delle linee guida per quanto riguarda l'attività nei nostri uffici. È una prassi normale, assolutamente consolidata,
che permette alle persone di lavorare nel posto in cui loro pensano che sia necessario farlo. Può essere da casa, può essere in un altro negozio, può essere nei nostri uffici. Il progetto su cui stiamo lavorando oggi è per focalizzarci sulla maggioranza dei nostri collaboratori, che sono le persone che vivono e lavorano all'interno dei nostri negozi e che vedono quotidianamente e che incontrano i nostri clienti. Quello che stiamo facendo è quindi l'introduzione di un progetto molto innovativo che si chiama Time, trovare insieme il migliore equilibrio, e che permette a tutte le persone di scegliere il proprio turno di lavoro in accordo con una programmazione che è quella che IKEA propone. Pensiamo che questo sia un modo intelligente per riuscire a conciliare le esigenze delle persone e quelle delle aziende e insieme incontrare il cliente nel modo migliore possibile.